Abbiamo messo in campo una risposta importante, le risorse ci sono e nessuno dica il contrario. Adesso le aree interessate dagli interventi, in primo luogo i comuni, devono solo mettersi al lavoro. A poche settimane dall'avvio reale della stazione balneare in Calabria, il presidente della regione Giuseppe Scopelliti torna da Roma con l'approvazione della delibera CIPE del 30 aprile relativa alla programmazione nel settore fognario depurativo e delle bonifiche che prevede fondi per complessivi 260 milioni di euro. In particolare per la depurazione sono stati programmati fondi per oltre 217 milioni ripartiti in 160 milioni di quota pubblica e 57 di quota privata. Per le bonifiche resi disponibili fondi per 43 milioni. Da qui a qualche anno noi risolviamo gran parte dei problemi del nostro territorio, sia sul tema della depurazione che quello sul versante delle bonifiche. 260 milioni di euro, di cui 210 circa, oppure più, qualcosa in più, sono risorse pubbliche. E le altre sono risorse ovviamente che verranno reperite attraverso la partecipazione dei privati. Ed è la dimostrazione di un utilizzo delle risorse misurato, attento, nasce da studi e quindi da valutazioni messe in campo dal Dipartimento, fuoriuscendo da logiche, diciamo così, che non possono più appartenere alla stagione della Nuova Calabria. Ovviamente non sono risorse che potranno essere utilizzate per questa estate 2012, è il caso di sottolinearlo. No, questo sicuramente no, perché abbiamo soltanto i 38 milioni, noi speravamo che queste risorse trovassero attuazione entro l'estate. Devo dire la verità, un po' con sconforto, lo abbiamo manifestato anche con delusione a febbraio, soltanto due comuni hanno fatto le procedure di gara, oggi forse qualcuno in più, però dovremmo cercare di affrontare questo argomento attraverso ovviamente un grado di concertazione e di condivisione che va su un altro livello, che è quello del lavoro che ad oggi viene fatto dall'ARPACAL insieme alla Guardia Costiera, così come in parte è stato fatto nella fase estiva dello scorso anno, e in questo va rilevato anche l'azione importante messa in campo dalle procure. Quindi c'è un livello di attenzione alto e questo potrebbe essere già un primo deterrente nella speranza che si arrivi nel tempo con questi primi 38 milioni di euro e poi negli anni successivi con questo ulteriore finanziamento alla risoluzione di un problema che ovviamente dalle nostre parti, quindi nel nostro territorio regionale, prima o poi dovrà trovare una risposta. Medici trasferiti nel 1995 in via provvisoria e temporanea in sedi in cui ancora oggi prestano servizio ed alcuni assegnati al servizio 118 ma senza che avessero la qualifica per poter svolgere il delicato incarico di primo soccorso. Sono le principali irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza di Palmi nel corso di un'indagine chiamata Bypass che ha portato alla scoperta di un danno erariale per oltre 32 milioni di euro e la segnalazione alla Corte dei Conti della Calabria di 34 tra amministratori e dirigenti delle ex aziende sanitarie di Reggio Calabria e Palmi. Le indagini sono cominciate partendo dalla prima ondata di trasferimenti avvenuta nel 1995 e generata dalla riorganizzazione del servizio di guardia medica che aveva portato alla chiusura di numerose postazioni. È stato accertato però che i trasferimenti, benché temporanei e provvisori, si sono protratti sino ad oggi, ciò secondo l'accusa, eludendo anche la normativa sul blocco delle assunzioni. Il danno per le casse dell'erario, secondo le indagini, è stato doppio. Sono stati calcolati infatti sia gli stipendi indebitamente percepiti che le maggiorazioni di salario di benefit vari dovuti alla nuova forma di incarico. I trasferimenti ammessi per legge solo in casi limitati e per periodi temporali predefiniti infatti sono diventati praticamente permanenti, causando l'ingresso di nuovi medici per coprire il servizio di assistenza continuativa e moltiplicando di fatto le spese, tenuto conto che le aziende sanitarie pagavano sia i medici trasferiti sia i nuovi assunti. Complessivamente sono stati individuate 420 disposizioni di utilizzo, atti cioè che disponevano il trasferimento dei medici formulati da diversi soggetti, tra funzionari e amministratori pubblici delle due aziende. I particolari dell'indagine sono stati illustrati dal procuratore regionale della Corte dei Conti, Cristina Astraldi De Zorzi.
Un nuovo attentato è stato compiuto in pieno giorno a Lamezia Terme. Oggi è stata presa di mira la pizzeria La Furfantella in via Salvatore Miceli, una delle zone centrali della città. Ignoti, dopo essere passati dal giardino della vicina parrocchia della Pietà, hanno tagliato la plastica esterna della veranda del locale e hanno gettato all'interno un ordigno a basso medio potenziale. Il botto, avvenuto intorno alle 15, è stato distintamente avvertito in un raggio di alcune centinaia di metri. È intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Un episodio analogo si è verificato ieri pomeriggio, quando un ordigno è stato fatto esplodere davanti allo studio fotografico di Raffaele Ventura, fratello di Gennaro, un fotografo scomparso il 16 dicembre del 2006, rimasto vittima di lupara bianca. I suoi resti sono stati ritrovati e identificati nell'aprile del 2008. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, in un colloquio telefonico con il presidente della Fondazione Betania, Don Biagio Amato, ha comunicato che l'incontro di questa mattina con l'assessore Stilitani è servito ad approfondire con molta attenzione le problematiche relative al settore disabili della Fondazione e a trovare insieme le soluzioni più opportune. Lo rende noto un comunicato stampa dell'amministrazione della Fondazione Betania Onlus. Nell'incontro, prosegue la nota, il presidente Scopelliti ha garantito anche la necessaria copertura di spesa. Il passaggio successivo sarà l'incontro dell'assessore Stilitani con Don Biagio mercoledì 9 maggio per un confronto anche di natura tecnica che possa trovare contenuti, tempi e modalità con cui rendere operative le intese politiche.